Allora, intanto non vedevo tanta gente in una conferenza stampa dalla presentazione di Piero Bucchi. Siccome quell'annata finì come finì, ce la ricordiamo ancora, quindi spero che sia di buon auspicio per tutti. Devo dire la verità, oggi è un giorno speciale, un giorno che abbiamo aspettato per mesi e mesi, abbiamo temuto che non arrivasse mai, e invece è arrivato, ma è arrivato soprattutto grazie allo spirito di collaborazione di imprenditori importanti, imprenditori del territorio. E da oggi in poi, quando parlerò di territorio, io ritengo che non si possa più guardare soltanto ai confini della nostra città. Il territorio nostro di riferimento, se vogliamo crescere, vogliamo continuare ad avere tanto entusiasmo, vogliamo continuare ad avere una sala stampa così piena durante le conferenze stampa, credo che debba essere il territorio globale della regione, il territorio nazionale, perché noi siamo una squadra che ha i fari puntati dall'intera stampa nazionale e a volte anche internazionale, e siamo cresciuti negli ultimi 6 anni in maniera incredibile, inimmaginabile, però ritengo meritata, perché dietro a tutto questo c'è un lavoro quotidiano di un'equipe di ragazzi straordinari, di professionisti straordinari, di folli come 3 seduti a questo tavolo, soci, più ricordiamolo sempre l'impegno dell'associazione Brindisi con la Canestro. Quindi credo che si debba essere soddisfatti del livello raggiunto, e in questo momento il livello raggiunto è alto da parte della squadra organizzativa, da chi è dietro la scrivania. Ci auguriamo però che da domenica, una volta lanciata la palla 2 al centrocampo, sia anche la squadra a darci quelle soddisfazioni che negli anni passati non ci sono mai mancate. Io ho il piacere di presentarvi l'ingegner Marco Minetti della Primiceri. Direttrice del Puglia Outlet Village Annalisa Evangelista, l'ingegner Francesco Taveri della 2A, il capitano dei nostri sponsor, il dottor Massimo Bianco della Suavege, il dottor Rosario Mazzarella della Secom, anche lui da tanti anni, Domenico Distante, e voglio aggiungere una cosa, gli amici lo chiamiamo Mino Distante, imprenditore ed editore di Canale 85, la televisione, il gruppo Canale 85 Antenna Sud, che ci supporta da già da un anno, e quest'anno farà un lavoro ancora più importante, ancora più capillare, perché è inutile fare polemiche sterili sul fatto che la Lega abbia ceduto i diritti alla piattaforma di Discovery e che farà le partite in diretta su una piattaforma internet. Se questo sport vuole crescere, deve crescere come si è cresciuti nel calcio, attraverso le televisioni, e credo che questo Mino Distante lo possa confermare: nel calcio, già dalla Serie C, non ci sono più le dirette sulle TV locali dell'evento domenicale. Quindi questa è una fase di crescita, ma il media partner, la televisione al nostro fianco, può essere ancora più importante, con dirette come quella che stiamo facendo oggi e che penso sia tenendo attaccata alla TV mezza città e non solo, e soprattutto dando approfondimenti quotidiani, dando approfondimenti sugli allenamenti, dando approfondimenti sulla situazione settimanale degli infortuni, dello stato di forma, e di approfondimenti sui singoli giocatori. Mi auguro che Mino possa sposare con noi un progetto quasi di New Basket TV su alcune fasce orarie della sua programmazione, perché è così che noi possiamo crescere e la TV insieme a noi possa
continuare ad aumentare audience così come ha fatto negli ultimi anni. Mi fa piacere che è arrivato anche il dottor Angelo Langillotti di Zanzar System. Un imprenditore che si è appassionato al nostro brand venendo a fare gli abbonamenti e poi lo abbiamo portato a bordo di questa meravigliosa avventura. Credo che, e poi passo la parola al Pino Marino, credo che bisogna fare una riflessione. Su questo tavolo c'è poca gente di Brindisi, tranne me e Pino, e c'è gente da fuori, il che significa che il progetto è andato fuori dai confini, riferendomi a ciò che vi ho detto prima. Stiamo crescendo, stiamo venendo veramente fuori dalla situazione più difficile che mi sia trovato a gestire nella mia vita a livello imprenditoriale, però c'è l'entusiasmo di tanti imprenditori. Io passo la parola a Pino e poi vi presenterò quello che sarà il nuovo title sponsor. Abbiamo qui a fianco il responsabile marketing, però per fortuna non è ancora così famoso in città e quindi ancora non vi svelo chi è l'azienda che ci supporterà in questa favolosa avventura. Beh, io devo aggiungere poche cose. Intanto vi ringrazio di essere venuti, come ogni volta è sempre un'emozione vedervi. Sono convinto che l'emozione sarà fortissima, ancora più forte domenica a mezzogiorno. Speriamo poi dopo di tornare a casa, di avere voglia di pranzare così come ci aspettiamo e ci auguriamo per il resto del campionato. Nando ha già detto gran parte delle cose che avrei voluto dire anch'io, perché abbiamo condiviso un progetto insieme. Devo dire che per quello che mi riguarda oggi non è un venerdì, oggi è una giornata di festa, è una giornata nella quale stiamo ripartendo. Stiamo probabilmente mettendo le basi per scrivere insieme un progetto a cui avevamo fatto riferimento tante volte, lo abbiamo detto nel corso degli ultimi 10 anni. Vorremmo tanto che questo movimento e questo patrimonio della città, radicato qui a tutte le età, diventi visibile per tutta la regione Puglia, una regione a cui teniamo molto e a cui siamo tutti molto legati. Questo sta accadendo proprio perché i confini della territorialità e la storia della centralità degli uni contro gli altri, probabilmente nello sport, sta dando un segnale forte che può servire a tante altre cose. Insieme riusciamo a fare meglio, insieme riusciamo a costruire una squadra, insieme dobbiamo stare nei momenti difficili e in quelli nei quali vogliamo fare festa oppure ritrovare le energie per continuare a giocare. È un segnale forte che probabilmente va oltre i confini dello sport. Noi siamo caratterizzati per fare difficilmente aggregazioni, lo dico anche perché mi occupo, come sapete, di altro. Siamo uno dei territori che fa meno consorzi e che trova la possibilità di litigare ancora prima di aver fatto un accordo. Io ci credo e sono convinto che ci credono anche gli altri, non sono il solo a crederci. Probabilmente se vinceremo queste resistenze, come lo stiamo dimostrando, andremo oltre e aggregheremo nuovi compagni di viaggio intorno a questa grande passione, che vengono dalle città limitrofe, dai paesi qui intorno, ma senza limitazioni da tutte le parti d'Italia, perché questo è un patrimonio che va ben oltre lo sport. E come abbiamo detto tante volte con Nando, se non abbiamo mollato quando era facile farlo, perché sapete, noi abbiamo avuto un momento in cui ci siamo guardati e ce lo ricordiamo ancora, abbiamo detto: si scende dalla nave nel momento in cui la nave è in difficoltà. E quindi io faccio i complimenti a lui e non li faccio a me, perché noi abbiamo avuto la possibilità di scendere da questa avventura avendo anche un alibi. E non credo che nessuno ci avrebbe potuto recriminare attribuendoci delle responsabilità. Quindi io ti ringrazio per non aver mai dato dimostrazione di voler scendere quando ne abbiamo avuto la possibilità, perché mi hai aiutato a fare in modo che io ti rimanessi al fianco, tanto quanto tu sei rimasto al mio fianco. E la cosa più bella che è accaduta è che incredibilmente al fianco ci sono tutti loro e tutti voi. Grazie. Thank you.
Grazie Pino, volevo dire che sono assenti giustificati, Cantina Due Palme perché il dottor Maci è influenzato e ci manda un saluto di Leo dell'Enel perché l'Enel è ancora a bordo di questo. Io farei fare un saluto a tutti i nostri Leo Biscotti assenti. Partirei dalla signora e farei fare un saluto a tutti. Buonasera a tutti, sono la ministra del Puglia Outlet Village, veramente un grande piacere. Noi siamo una delle realtà un po' più lontane, siamo insomma a Molfetta, ma siamo l'unica land of fashion, l'unico outlet nella regione Puglia. E quindi noi non ci rivolgiamo a un pubblico pugliese, a un pubblico semplicemente della provincia di Bari, ma a un pubblico dell'intera regione Puglia. L'anno scorso abbiamo iniziato questa esperienza un po' per gioco, un po' per scommessa, e devo dire che è stata veramente una bellissima esperienza, culminata nell'evento organizzato da noi il 29 agosto, in cui abbiamo veramente portato tantissime realtà locali, tantissime società del territorio all'interno del villaggio, tanti appassionati di pallacanestro, tanti appassionati di basket che hanno voglia di vedere il basket serio in regione. L'unica vera eccellenza in questo campo è la New Basket Brindisi, quindi sicuramente legarci alla New Basket Brindisi vuol dire legarsi ad un'eccellenza. Noi aspiriamo ad essere la vera eccellenza del territorio e quindi siamo qui e continuiamo la nostra esperienza. Siamo veramente tanto felici e speriamo che questo sport cresca in tutta la regione come New Basket Brindisi. Grazie. Succede perché ho avuto anche altre esperienze in altri sport della città. Che dire, non so se fare un rimprovero ai miei amici per avermi coinvolto in questo progetto, sono orgoglioso. O ringraziarli, sono combattuto sotto questo punto di vista. E devo dire che è un po' di tempo che sono vicino a loro, anche se ho preferito defilarmi perché volevo rimarcare il fatto che la mia presenza era solo e esclusivamente una presenza per dare un contributo tangibile e un aiuto a degli amici, principalmente a un progetto importante per questa città, per lo sport e per l'intero territorio. Quindi niente, ancora una volta sono con voi, spero di restarci a lungo. Bravo. E restarci a lungo. Sì, buonasera. Devo fare questo? Sì, quello senza sfiga. Sì, ha portato tutto. Allora, cosa dire? Rimarco una parola di quello che ha detto prima l'amico Nando. A noi dispiace come emittente non poter dare quest'anno quel contributo che abbiamo dato l'anno scorso, no? Per le dirette. Dispiace non perché non ho più voluto farlo, ma perché purtroppo la Lega ci ha impedito di fare queste dirette. Quindi, però cercheremo di colmare questo problema cercando di fare quanti più contributi possibili, così come lo stiamo già facendo oggi, sia con tipo studio stadio che facciamo con le partite di calcio, quindi cercheremo di portare quel format anche sulla pallacanestro. Quindi noi, come abbiamo sempre detto, nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di dare il nostro piccolo contributo. Credo che l'anno scorso in minima parte ci siamo riusciti. In grande parte. No, noi diciamo sempre in minima parte perché noi siamo sempre, come dico, l'ultima ruota del carro. Noi siamo sempre l'ultima ruota del carro, quindi noi cerchiamo sempre di fare, giustamente, come in tutte le attività, ogni giorno di migliorarci, perché è giusto che sia così. Quindi quest'anno diciamo un'altra scommessa, così come diceva Nando e l'amico Pino, cercheremo di fare quei format e quei contributi che magari non abbiamo fatto l'anno scorso, proprio in previsione che non è possibile dare le dirette delle gare. Ci dispiace tantissimo, onestamente, tanto, anche se
so quello che ci è costato l'anno scorso, seguire le strade in trasferta, fare tutto il service in casa, insomma, però l'abbiamo fatto volentieri, sapevamo che andavamo incontro, l'abbiamo fatto volentieri, siamo contenti. Quest'anno, ripeto, questa possibilità ci è stata negata, però sicuramente daremo a tutti gli appassionati di basket, così loro e voi da più tempo. Io mi sono appassionato da un anno alla pallacanestro, è stata veramente un amore a prima vista, non si può dire, perché è diverso dal calcio, è diverso da tutte, insomma, le altre cose del calcio, le altre gare del campionato di calcio. Quindi capisco i sacrifici che state facendo voi, perché io purtroppo ho passato sulle mie spalle gestendo anche squadre di calcio, quindi è da ammirare per quello che fate, non solo per la città di Brindisi, ma come diceva la collega, per tutta la regione, anche a livello nazionale, perché siete una delle squadre, siete l'unica squadra in Serie A in regione, quindi possiamo dire che lo fate per tutta, per tutto il territorio nazionale. Quindi grazie ancora, grazie di essere, insomma, parte della vostra famiglia, e spero questo connubio, che va 85 Antenna Sud, e come Domenico Distante, possa ancora far sì che le cose possano andare sempre più avanti. Grazie, grazie. Grazie mille. Bene, buonasera, buonasera a tutti, e soprattutto consentitemi di ringraziare il Presidente per questa nuovo incarico di capitano degli sponsor, perché francamente spero di meritarlo, almeno, no? Spero di riuscire a dimostrarlo. Perlomeno abbiamo quest'anno confermato per credo il dodicesimo anno la nostra presenza in questo impegno, che è un impegno sociale, un impegno personale, un impegno imprenditoriale nei confronti della città, ma permettetemi soprattutto nei confronti di questi due pazzi che ho qui sulla mia sinistra, due imprenditori, perché bisogna definirli prima tali. Pino precedentemente vi ha fatto un passaggio sul fatto che forse sarebbe stato molto più semplice, percorrendo una curva, usato, permettetemi questa metafora, questa società ha compiuto una curva a 300 km orari con le gomme lisce, la macchina era buona, però le gomme erano lisce, i guidatori eccellenti, e quindi, come si diceva, a non fare squadra anche da questa parte. Questo, consentitevi, senza nessuna nota né polemica né politica, dimostra come probabilmente qualche anno fa questa città ha anche perso un'opportunità di farsi governare da un uomo. Quindi auguriamoci un bel campionato, noi siamo certi che da questa parte tutto l'impegno e tutto l'entusiasmo, come vi diceva fino prima, oggi è una giornata di festa, ve lo confermo, non lo dico soltanto perché abbiamo la fortuna di presentarvi un sponsor importante, ma lo dico perché qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso di avere né da quella parte né da questa parte tutta questa pluralità di gente. Buonasera. Grazie. Sono Francesco Taveri, rappresento la società A2A detenuta dai comuni di Milano e di Brescia, e presento qui a Brindisi in un sito industriale in fase di trasformazione. Ci occuperemo di energie rinnovabili. La società si occupa specificamente di trattare rifiuti, presente fortissimamente nel mondo dell'ambiente, nel mondo dell'energia, nel mondo delle smart grid, e noi in punta di piedi ci siamo affacciati, grazie anche al costante lavoro fatto dalla Presidenza, dalla Vicepresidenza e dai soci qui presenti, a dare un nostro contributo. Un contributo che viene dalla passione che ci mettiamo nelle attività che svolgiamo, è stato usato correttamente l'aggettivo passione, no? Ecco, Brindisi, io sono brindisino, per cui voglio dire, ho la passione per il basket come tutti voi, ma ho notato negli anni, nel tempo, che la passione si è trasformata in amore, cioè noi brindisini siamo innamorati del basket, quindi abbiamo superato questo concetto di passione.
vogliamo dare il nostro contributo affinché la squadra possa ottenere i risultati che si merita. C'è una dirigenza, una proprietà illuminata, ci auguriamo che la squadra possa svolgere le proprie attività rendendoci, come dire, felici, passando delle domeniche in cui possiamo digerire il pranzo, digerire la cena in funzione degli orari. Siamo pronti, siamo presenti, vogliamo essere al servizio del territorio e dei cittadini di questa città, me compreso, essere un cittadino pianesino, fra l'altro anche cugino di un vostro collega per la stampa, di Mino Daveri, che è un giornalista di Mediaset, che conoscete benissimo, è molto affezionato, molto innamorato, ecco, della squadra, della città. Insomma. Tutto qui. Buonasera, io sono Marco Militi, in rappresentanza della Primicina S.P.A. Maurizio Primicini purtroppo non è potuto venire, vi saluta. Noi è il secondo anno in cui abbiamo intrapreso questa partnership con il New Basket Brindisi. Siamo orgogliosi dei risultati che stiamo raggiungendo insieme e crediamo che questa nostra collaborazione e cooperazione con il New Basket Brindisi si fonda sulla condivisione degli stessi obiettivi sia a livello nazionale che a livello internazionale. Quindi siamo certi di poter dare il nostro contributo e di passare insieme con tutti voi, con tutti gli altri sponsor, un buon campionato. Vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera. Angelo Lancellotti. Io Lancellotti, ma qualcuno mi chiama Lancellotto perché loro sono i Don Chisciotte. Rappresento un'azienda di Grottaglie, quindi conosciuta come Zanzar System, ma di fatto rappresento un gruppo di aziende che sono presenti sia sul territorio italiano che anche all'estero. Di cosa ci occupiamo? Tutto quello che c'è intorno alla finestra. Montiamo una tapparella, una tenda, una zanzariera. Quindi di fatto che cosa ci accomuna con la pallacanestro? Magari la rete della pallacanestro è molto importante lì. Ma a parte le battute, io credo, sono arrivato qui a vedere qualche partita di pallacanestro quasi per caso, ospite di qualche amico, fra l'altro proprio ospite grazie anche a qualche momento di qualche giorno che c'era un po' più di spazio. Poi ho fatto l'abbonamento. E cosa ho visto in questo periodo? Ho visto tanta voglia, che credo poi una parte importante che ci accomuna con queste persone che tutti i giorni lavorano, quelli che ci credono ancora. Oggi questo territorio, il nostro sud, è tanto bistrattato, quindi ci sono tante persone che si alzano una mattina e sono sfiduciate, ci sono tante persone che cercano di combattere questa sfiducia e credo che chi rappresenta oggi questa squadra faccia tutti i giorni questo lavoro, specialmente in questo periodo. Quando c'è stato il momento che ci hanno chiesto una piccola testimonianza, devo dire che per la stima che c'è nei confronti di queste persone, non ci siamo potuti esimere quasi da partecipare vivamente a questa. Quindi speriamo, col nostro piccolo contributo, perché è solo una testimonianza veramente di affetto, di amicizia e di stima, di aiutare in questo momento anche la città di Brindisi, ma devo dire anche tutto il territorio. E questo poi contraddistingue un po' la nostra società, perché la nostra società è una delle poche aziende che fa un bilancio sociale. Quindi noi normalmente non facciamo sponsorizzazioni, un pochino per volontà interna aziendale, ma quando ci hanno chiamato a testimoniare in questo momento, in questo caso, l'abbiamo considerato veramente dare una mano al territorio, che ovviamente è un territorio più allargato, perché come ha detto prima la signora, giustamente non è più Brindisi, ma sicuramente potrebbe abbracciare tutta la Puglia. Quindi anche da Grottaglie e comunque tutto il resto della parte d'Italia è il nostro contributo. Grazie mille, siamo riusciti veramente in un'impresa storica, non riuscire a tenere quasi segreto il nome di questa grande azienda, di questa azienda alla quale personalmente sono legato
da grandissimo affetto e da grandissima amicizia nei confronti degli imprenditori, perché è un'azienda di Martina Franca, che è il luogo mio di nascita, di mia madre, una città alla quale sono legatissimo, e soprattutto abbiamo condiviso un progetto di crescita. Epicasa l'anno prossimo compirà 10 anni nel mondo dell'imprenditoria, una crescita incredibile, una crescita che ci auguriamo di veicolare attraverso anche il nome della New Basket Brindisi. In bocca al lupo! E grazie agli imprenditori, la famiglia Cassano, perché vi posso garantire che è una trattativa di una settimana, forse anche meno. E quindi veramente hanno gente che ha fatto calcio ad alti livelli con Martina Franca, gente che era uscita dallo sport e che invece ha abbracciato uno sport come la pallacanestro, è uno sport che sicuramente potrà crescere ancora di più, ma ci auguriamo che quello che possa crescere possa essere il binomio di un basket Brindisi, Epicasa. Martina. Innanzitutto buonasera a tutti, sono Michele Fomenta, direttore marketing Epicasa Store. E potrei tenervi qui un'ora a parlare di quelli che possono essere gli sviluppi commerciali, di marketing e quant'altro che possono gravitare attorno a questa sponsorizzazione. Ma in realtà mi soffermerei un attimo su delle parole che hanno pronunciato quasi tutti qui presenti, ma soprattutto il presidente e il vicepresidente. Il concetto di territorialità è quello che il motivo vero per il quale abbiamo deciso di intraprendere questa sfida. Siamo un'azienda di Martina Franca che vede la sua nascita lontano negli anni grazie allo spirito imprenditoriale di Giovanni Cassano, che con orgoglio e tenacia orgoglio che ha trasmesso a sua volta ai suoi figli, ha fatto sì che ad oggi Epicasa Store conti 65 punti vendita in tutta Italia, siamo presenti in 11 regioni, ma soprattutto quello che ci rende orgogliosi è che abbiamo oltre 1000 collaboratori. Quando si parla di collaboratori bisogna ricordare che dietro 1000 persone ci sono 1000 famiglie, e quindi il fatto di legare il nostro nome a questa società gloriosa che ha importanti obiettivi di crescita fa sì che ci assumiamo anche la responsabilità di associare il nostro nome accanto al New Basket Brindisi. Potrei anche dirvi che noi vogliamo far sì che oggi sia soltanto il primo giorno di un lungo percorso, che questo possa essere l'abbrivio per un percorso lungo, speriamo vincente e il più duraturo possibile. Nient'altro, vorrei soltanto che accogliate numerosi al palazzetto, sosteniate la squadra e che siate fieri e orgogliosi non soltanto della società ma anche del title sponsor. Beh, io non ci credete, ma ci siamo conosciuti un attimo fa. Io e Nando ci nascondiamo poche cose. Una volta eravamo convinti che ci avevano intercettato i telefoni perché parlavamo solo io e lui di un giocatore e dopo 2 minuti l'abbiamo trovato su tutti i siti. Stavolta ci siamo riusciti perché era giusto celebrarlo qui ed era giusto che avvenisse tutto oggi. Grazie per averci creduto, grazie per aver fatto quello che avete fatto, ma grazie soprattutto per l'emozione che mi hai trasmesso. Ti do del tu perché fai parte della famiglia, qui ci diamo del tutti, perché siamo qui per giocare, per divertirci, con l'orgoglio che caratterizza Brindisi in una delle poche cose delle quali siamo veramente orgogliosi. Grazie per quello che hai detto alla fine, che oggi non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, hai detto noi stiamo cominciando, è una delle poche volte nelle quali celebriamo un momento di start-up. Io quindi ringrazio tutti, ringrazio te, ringrazio tutti quelli che oggi mi hanno fatto emozionare, ringrazio anche l'amico di Grottagli dicendo che avete dato un segnale, tanti sassi fanno un muro e oggi ne abbiamo messi molti, quando ci siamo visti l'altra volta avevo detto che abbiamo messo un sasso, un altro sasso, abbiamo fatto un pezzo di muro,
Vi volevo dire una cosa, perché l'entusiasmo è bellissimo, l'emozione, quello che sta accadendo. Siamo partiti da oggi, non siamo arrivati. Da qui dobbiamo costruire insieme un progetto nuovo, un progetto pieno di ambizioni, pieno di orgoglio, pieno di presunzione. Io mi auguro di fare a breve insieme a tutti loro una nuova conferenza stampa nella quale annunceremo che oltre che a vivere vogliamo anche vincere. È una cosa a cui teniamo molto, perché non basta partecipare, altrimenti io me ne vado. Noi non siamo abituati solo a giocarla per dire che ci siamo, quindi siamo ambiziosi, e perché questa ambizione sia condivisa, ognuno dei nuovi compagni di viaggio che sono qui oggi devono fare quello che abbiamo fatto noi, parlare con gli altri. Noi non ci parliamo. Se questo piccolo gesto potrai trasferirlo ai colleghi con i quali vivi, condividi la tua vita imprenditoriale, la prossima volta saremo di più, perché il problema non è essere solo noi. Noi vorremmo che questa sala non bastasse, che ce ne fosse una nuova più grande in un altro palazzetto, ma è una cosa che si vede già. Se ogni anno va a fare di più, nessuno deve pensare che siamo arrivati. Siamo arrivati qui, giochiamo, andiamo avanti, è una giornata di festa. Bella la storia di Happy, c'è anche una canzone, voglio dire, quindi è tutto un sodalizio che funziona. Però ognuno di noi è portatore della possibilità di aggregare altri compagni di viaggio. Se continueremo a fare questo, probabilmente andremo lontano. Non rassegniamoci a quello che abbiamo detto oggi. Lui ha chiuso nel modo più bello. Stiamo iniziando e partendo da qui. Potremo fare di più. È un grande messaggio, sono veramente emozionato e orgoglioso di quello che è accaduto. Grazie a tutti e grazie a tutti loro. Io credo che siamo arrivati alla fine. Vi chiedo scusa per il mio tono un po' dimesso, ma nella mia vita ho fatto qualcosa di importante, mi è capitato di parlare spesso. Però oggi sono veramente emozionato, perché oggi è un grande giorno per Brindisi e per la Sposa. Grazie, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie mille e anche grazie a voi. Allora, io direi, Rita, Tullio, venite, Rita Roma, e insieme a Michele, dai Michele, tocca a voi, mi avevate scritto il protocollo, ma chi ci sarà che ci porterà la scoperta, pronti? Maglia, andiamo! Domande di quest'anno abbiamo anche voluto mettere il simbolo della città, perché non dobbiamo mai dimenticarci la nostra città, che portiamo in giro con grande orgoglio per tutta l'Italia. Grazie mille. Sono domande, ragazzi. Ricordo che siamo in diretta con Canale 85, quindi approfittiamo di questa circostanza per dare ulteriore visibilità, rilevanza a questo momento così importante, come lo ha con emozione e forse commozione definito il Presidente Nando Marino. Mi piace tornare sulla logica dell'eccellenza, perché l'impegno sul fronte commerciale, del marketing, della struttura societaria ha portato a questi risultati. La New Basket Brindisi, l'ho ricordato anche lunedì scorso a Mola di Bari conducendo la festa del basket pugliese, è in assoluto un'eccellenza a livello nazionale, ha fatto esperienze anche internazionali, e il coinvolgimento di queste aziende è la linfa fondamentale perché sopravviva questa realtà, questo fenomeno. Quindi complimenti a Happy Case, complimenti e ringraziamenti ancora da parte di noi, non solo come giornalisti, come sportivi, come tifosi, come amanti dello sport, a coloro che credono in questa vostra
società in questa vostra iniziativa, lo fanno con disponibilità economica, con grande entusiasmo, e credo sia la riflessione migliore che si possa fare in questo momento. Running Basket, eccellenza assoluta, grazie a tutti quanti voi per quello che farete ancora per il futuro della pallacanestro milanese. Grazie, ci vediamo tutti domenica con la speranza di iniziare la gara. E quindi finisce qui. Se contiamo possiamo aspettare magari. Antonio, Antonio. La presentazione delle maglie. Delle maglie. Dietro, dietro, attenzione. Antonio. Grazie mille.